Ciao Anna, come stai? Ti voglio fare una domanda. Secondo te, le piante di un bosco sono in contatto le une con le altre oppure ognuno di loro sta per cavoli suoi? Secondo me sì. Allora, pensa che quando vedi un bosco che sembra formato da tanti alberi, in realtà tutti questi alberi sono tutti collegati sottoterra gli uni con gli altri. E attraverso questi collegamenti sotterranei le piante si scambiano acqua, nutrienti e anche informazioni. Questa unione fra gli alberi è così importante che anche se uno di questi alberi muore, per esempio arriva un taglialegna, no? E ne taglia uno, per cui rimane soltanto il ceppo, allora tutti gli altri alberi mantengono addirittura in vita il ceppo, per cui un ceppo non è morto, ma può rimanere in vita per decenni grazie a ciò che tutte le altre piante gli passano attraverso le radici. Perché succede questo? Perché nelle piante la comunità, cioè nello stare insieme, è importantissimo. Ciao Giovanni. Ciao, Come va? Senti, benissimo. secondo te, se in una comunità di alberi, in un bosco, un albero viene tagliato e quindi ne rimane soltanto un ceppo, questo ceppo muore oppure Io sempre credo solo di sì. no? Infatti è un bel mistero. La questione, pensa, che è stata risolta davvero recentemente, nel senso l'anno scorso, più o meno, quando due ricercatori dell'Università di Auckland, in Nuova Zelanda, un giorno stavano facendo una passeggiata in una foresta e scoprono questo ceppo di una pianta australiana che si chiama Kauri, che era ancora vivo, cioè si accorgono che era ancora vivo. Allora, com'era possibile? Perché capisci che se un albero tu tagli la parte superiore, no, non può fare più la fotosintesi, quindi non ha più nutrimenti, non ha energia. E invece questo ceppo che loro avevano trovato indubitabilmente era vivo da tanti tanti anni, era stato mantenuto in vita. Allora cominciano a studiare un po' che cosa stava succedendo e si accorgono appunto che era mantenuto in vita dalle altre piante. Come? Attraverso l'innesto radicale. Allora, l'innesto, che è un'attività umana, di solito è l'uomo che innesta le piante, è invece un fenomeno del tutto naturale. Se tu metti due piante che sono affini, una vicino all'altra in contatto, queste dopo un po' si uniscono. Questa cosa che avviene a livello della parte aerea, avviene anche a livello delle radici. Per cui oggi noi sappiamo che diverse centinaia di specie uniscono le loro radici, formano degli innesti radicali. Attraverso questi innesti radicali le piante sono in grado di scambiarsi acqua e nutrimento ed è questo il modo in cui questo ceppo di Cauri è riuscito a rimanere in vita ed è questo il modo in cui numerosissime comunità vegetali in giro per il mondo mantengono in vita dei ceppi, nonostante apparentemente, ma solo apparentemente, non ce ne sia alcun bisogno. Ma perché le piante dovrebbero mantenere in vita una pianta morta accanto a loro? Se c'è un albero e ce n'è accanto un altro e questi due alberi hanno le loro radici innestate, cioè fuse le une con le altre, e uno dei due muore, per cui rimane soltanto un ceppo, ebbene per la pianta vicina conviene comunque mantenere in vita l'altra perché così ha un apparato radicale doppio. Sia che è importante sia per quanto riguarda l'assorbimento, ma sia soprattutto per quanto riguarda la stabilità. Per le piante è molto importante avere dei grandi apparati radicali per essere stabili nei confronti del vento. Buongiorno, ciao Bianca. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Senti. La vita come l'evoluzione, come procede? Attraverso la cooperazione o attraverso la competizione? Beh, direi che se crediamo nella teoria dell'evoluzione, eccetera, della specie, io ho sempre pensato competizione.
hai parzialmente ragione, nel senso che la competizione è uno dei sistemi attraverso i quali funziona l'evoluzione in una maniera anche abbastanza efficiente, ma negli animali. È un tipico caso di nozione che viene appresa per quanto riguarda il mondo animale, o di, come dire, anche di conoscenza che viene acquisita per quanto riguarda il mondo animale, e che poi invece diventa di ordine universale. Ma gli animali rappresentano una frazione minuscola e direi del tutto irrilevante della vita. Ed è quindi abbastanza ridicolo ritenere che abbia valore generale ciò che vale soltanto negli animali, e invece ritenere non valido a livello generale ciò che accade nelle piante. Non so se ti rendi conto del paradosso, per cui ciò che è valido nello 0,3% è ritenuto valido in termini generali nella vita. Mentre invece ciò che è valido nell'85% deve essere validato prima di essere considerato di carattere generale nello 0,3%. Ok, quindi mi stai accusando di essere zoocentrica. Tuttavia, ancora non ho capito perché la cooperazione dovrebbe essere un vantaggio per la specie. Beh, tu hai una comunità di alberi che sono connessi gli uni con gli altri. Cioè, cerchiamo di capirci, una pianta da sola non sopravvive. Una pianta da sola, per esempio, con chi si riproduce? Una pianta da sola come fa a difendersi? In un certo senso non sono questioni molto diverse da ciò che accade negli animali, soltanto che nelle piante la sessilità, quindi il fatto che queste non si possono spostare, moltiplica in maniera fondamentale l'importanza della cooperazione.